credo proprio che sia necessario che la sicurezza, il mercato della sicurezza e il nostro settore diventi l'incubatore di nuove tecnologie. Anzi, quello che mi sorprende da nuovo arrivato in questo settore, noi siamo presenti sul mercato solo da 5 anni, è proprio il fatto che non sia successo fino ad oggi. La sicurezza è troppo importante, la sicurezza fisica delle persone e delle cose credo sia veramente troppo importante per delegarla esclusivamente a tecnologie che arrivano essenzialmente da altri mercati. Dobbiamo fare gruppo come settore industriale per far sì che l'innovazione che sta avvenendo a livello mondiale, a partire dall'Information and Communication Technology per arrivare a quella che oggi è definita la Internet of Things, noi dobbiamo essere come settore un attore principale di questa innovazione. È necessario che diventiamo capaci di fare innovazione che parte dal nostro settore per addirittura poi andare ad altri. Una città sicura ovviamente si sviluppa su una scala geograficamente diversa da quella di altri tipi di impianti, sia a livello di campus, sia a livello di singolo edificio. Il fatto di avere così tanta sensoristica distribuita sul territorio rende necessario il fatto che ogni singolo sensore sia in grado di fare il processing delle informazioni in maniera parzialmente almeno autonoma. Quindi spingere l'intelligenza verso il bordo dell'impianto, più l'impianto è distribuito sul territorio, più diventa necessario proprio dal punto di vista della tecnologia. È fondamentale. C'è poi secondo me un secondo aspetto. Ormai a livello tecnologico ce lo insegnano le reti di telecomunicazione, la centralizzazione dell'intelligenza non funziona più, non scala. Dobbiamo essere in grado nel nostro settore di rendere gli impianti intelligenti alla periferia più che intelligenti solo nel centro.